benvenuti in un nuovo video. Oggi sono a Vivese al raduno ufficiale dei The Wired Garage. Sigla! Eccoci qua, siamo con i fondatori del The Wired Garage, ovvero Michael e Dennis. Hanno delle macchine veramente splendide, come avete visto all'inizio, una super Mercedes. Di che tipo? V115 diesel. È un trattore V115. Questo è veramente diesel, però è due diesel. È veramente bassa. Tanti, abbastanza, insomma, dai. 60 cavalli di potenza, basta. Ma forse la porteremo sul canale. Credo di sì, cosa dici? No, per sì, me. Sì. Sono qua. E questa qua invece è l'auto di Dennis. Questa è una serie 35 CSI BMW E24, 3005, 6 cilindri in linea. E fa tanti, tanti decibel, ma questo è un altro video, l'abbiamo già visto. Allora, cosa facciamo oggi? Siamo qua a questo splendido raduno. Che tipi di auto ci sono? Multimarca, tutte le marche possibili e immaginabili, muscle car, race car, macchine assolutamente basse. Noi siamo i Lore Garage, quindi se non sono basse non ci vogliamo. Piacciono molto, esatto. Però accettiamo quelle sportive con i motori compatti che ci piacciono. Italia! E invece questo mezzo con cui sono arrivato l'hai fatto tu? Abbiamo portato anche i nostri mezzi, che praticamente fatti già dall'inizio del Lowered Garage, che abbiamo la cassa di lasco, il tandem lì, abbiamo la vasca, tanti, diciamo tanti dei go-kart artigianali con una vasca col motore, un carrello della spesa col motore, una bici elettrica con la gomma della macchina, chi più ne ha più ne mette. Beh, poi li vediamo. Cosa dite? Vediamo un po' di macchinine? Andiamo! Andiamo! Allora, adesso siamo in compagnia di due splendide ragazze. Andremo a rompere le scatole ai proprietari di quasi tutte le macchine, le più belle secondo noi, e vedremo se sceglieranno le macchine o le ragazze. E quindi andiamo dalla prima. Eccoci qua, siamo con la Volpe Rossa. La Volpe Rossa. E ti faccio una domanda. Sì. Scegli la macchina o le belle ragazze? Devi scegliere. Per sempre. Per sempre. Devi scegliere, guarda no, bene però. No, non so cosa dire. Devi dire. No, mi piace la 2. Scusa, la 2. Ma mettiamo che oggi scegli le ragazze. Oggi. Ok, ragazze. Ok, ok. E se dovessi scegliere fra la rosa e la bionda, chi sceglieresti? Oh. Devi scegliere. Perché questa difficile? Perché è domanda difficile? Ma... Tra l'altro lui non parla italiano, ma sta improvvisando, quindi molto bene. Come lui. No, scusami, però è la 2 molto bella. Allora, visto che sono tutte e due belle, devi seguire tutte e due su Instagram. Sì. Qua sotto i loro due profili e adesso ti facciamo mettere i segui. Okay. Ok. Grazie. Grazie mille. Ciao. Ciao. Qua siamo con un'altra bestia blu, che è esattamente una Callaway LM, che per gli ignoranti è una Corvette C4 kittata. Ottimo. Negli anni 90. Che motore monta? LT5. Cilindrata? 2007 vuoto. Cavalli? 400. Preferisci le auto o le ragazze? Le auto. Ovvio. E sei sicuro? E le ragazze qua? Mi c'è di meglio. E adesso me le porto via, quindi vabbè, le portiamo via. Quando vi dai una macchina noi andiamo a piedi. Ah, ok, va bene. Ciao! Ciao! E dopo una macchina americana passiamo a una macchina italiana, è esattamente una del il proprietario è Federico, che preferisce le auto o le ragazze? Ragazze. Ah, preferisce le ragazze. E preferisci le bionde o le ragazze con i capelli colorati? Mi valgo della facoltà di non rispondere, perché probabilmente la mia ragazza dopo guarderà questo video. Ecco, salutiamo la ragazza. Ciao. E bravo. Guarda le mani. I don't wanna be.
potete notare un esempio di donna alla mia sinistra e un altro esempio di donna alla mia destra, che si avvieranno verso le vetture, anzi la vettura. Melissa, Eva, forza. Vediamo se superiamo i 130 decibel con qualche macchina. Vediamo, vediamo. Americana, direi. Che macchina hai? Ford F100. Ford F100 che... 55. Quanti cavalli? 400. 400. Preferisci le macchine o le ragazze? Le ragazze. Ah, bravo! Bravo, bravo, onesto, onesto, onesto. E preferisci le bionde o le ragazze colorate? Tutte e due. Non si disdegna niente, no, ragazzi. Bravo, bravo. Complimenti per l'auto. Dopo una macchina americana siamo a una giapponese, giusto? Giapponese, giusto. Che macchina hai? Toyota Supra. Toyota Supra. Motore? 3000 turbo. 3000 turbo, quanti cavalli? 320. 320 cavalli? Sì. E preferisci le macchine o le ragazze? Ragazze. Preferisci le ragazze, attenzione. Non diciamo cosa c'è dietro la telecamera. E preferisci le bionde o le ragazze con i capelli colorati? Preferisci la bionda. Allora stasera avrai il suo profilo Instagram. Non è problema. Bene, le migliori macchine le abbiamo fatte vedere. Ci vediamo alle premiazioni e cliccate like. Ciao! Ciao mamma! Allora partiamo col primo premiato con Audi A6 S-Line che fa parte di Abusini Triveneti, il numero 70! Arriva mia sorella un attimo! Vieni che fa sopra una foto! Cin cin! Prossimo premiato JMC del 52 off-road del Old School Garage, una macchina devastante. E scusi, il conforto è? Sì, non è diesel questa, no? No, direi di no. Venga, venga a ritirare il premio, sempre la mia sorella. Hai brava? Bravo, bravo. Cin cin. Attenzione, scatta l'amore. Puoi vedere il premio. E sarai anche sul video di YouTube, tra l'altro. Complimenti per il casino, fa tanti decibel. Grazie. Alla prossima. E abbassa il volume della radio che non ti sento. Secondo classificato con 126.7 decibel, la Lancia Y. Piacere, vai uno. Golf GT con 124.4 decibel della Turbo Family, che sentiamo? Ok, ok, a posto. Complimenti per le fiamme, i CVAP sì, non li ho portati, mi dispiace. Che roba! Sempre! Bari 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 bari.
le premiazioni sono finite, il video spero che vi sia piaciuto, lasciate un commento se avete qualche suggerimento, vi ringrazio per la visione, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi, commentate, condividete e come solito, ciao! If you don't hear from me, there's nothing to say.